Oramai diciamo che sanno tutti che il vostro sogno in attacco è un giocatore importante che magari possa scendere dalla B e i due identikit sono quelli di Beretta del Cittadella e di Gori del Cosenza. Ci sono possibilità che si liberino dai rispettivi club, Presidente, o anche tu, Nicolò? Ma io obiettivamente non credo. Io obiettivamente non credo perché Beretta sta facendo bene a Cittadella e sappiamo come lavora il Cittadella. E per quanto riguarda Gori, mi sembra veramente molto strano. Un giocatore che ha fatto 5-6 gol nella prima parte della stagione, mi sembra veramente molto molto strano. Però aspettiamo perché poi, ripeto, nell'ultima settimana di mercato può succedere di tutto. Che qualche settimana fa nella trasmissione a Cenacon aveva detto che stava portando avanti delle trattative con imprenditori esteri e anche molto seri e che poteva essere questione di 2 o 3 settimane. Sono passate quelle 2 o 3 settimane, com'è la situazione? Situazione, a parte che non sono passate le due o tre settimane, ma ci siamo visti appena 10 giorni fa, una settimana fa, però a prescindere da questo, sono cose che vanno gestite in un certo modo, io ci sto lavorando molto seriamente e mi auguro veramente di portarla a casa questa trattativa in tempi brevi perché significherebbe dare una spinta ulteriore al Pescara e poi significherebbe anche dare rinnovare un pochettino che non fa mai male. A proposito, Presidente, mi ero dimenticato colpevolmente, nelle scelte del test amichevole o allenamento congiunto che dir si voglia di ieri, oltre a Galano e Valdifiori, oltre a Galano e Marilungo, chiedo scusa, che comunque già non erano stati convocati nelle ultime partite del 2021, anche Nzita, Rizzo e Bocic non considerati, tra virgolette, dal tecnico. Poi c'è un problema, una gamba, quindi non è stato con perché era si allenava a parte per recuperare. Nzita è arrivato con qualche giorno di ritardo e quindi sta recuperando il terreno perduto e Rizzo è arrivato anche lui con qualche giorno di ritardo. Siete arrabbiati? Obiettivamente, ma siamo arrabbiati. Purtroppo è questione secondo me, anche di rispetto nei confronti degli altri compagni. Io quando vedo queste cose, se fossi un compagno, mi arrabbierei io più che arrabbiarsi la società Ok, perché. sono in uscita sicuro, quindi, se ci dice così. No, no, non tutti sono in uscita, qualcuno Se è in fossi uscita. compagni si arrabbierebbe, se fossi presidente. Il presidente gli fa la multa, ma la multa. Ce la dice un'anticipazione di mercato, un nome che le piacerebbe portare a Pescara? No, sicuramente è un altro attaccante, ma con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo, perché Tipo? comunque. Ma non lo so, noi siamo un attaccante diverso da quello che abbiamo, perché noi siamo contenti di Ferrari, contenti di Rade, giovane Rauti, che e piano piano sta entrando nei meccanismi, nella mentalità del tecnico. Siamo contenti di De Marchi che aveva iniziato molto bene, poi purtroppo a causa di un infortunio ha perso un po' di tempo, però vediamo che cosa succede.